L'avevi svelato una tecnica che usa il maligno per annerire i tuoi pensieri? Certo. Allora, devi sapere che il diavolo, quando ti tenta, usa sempre una grossa verità e te la presenta pure bene. Il problema è che è una mezza verità, quindi l'altra metà è una menzogna. Te lo faccio vedere in altre parole con le tre tentazioni che ha sfoderato a Gesù nel deserto. Prima tentazione. Se tu sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Allora, a detta del diavolo, Gesù potrebbe fare come gli pare. Basta dire alle pietre: siate pane, ed ecco fatto il pane. Ma falsissimo! Che Gesù può fare i miracoli è vero, ne fa un botto nel Vangelo. Ma quando li fa, prega sempre il Padre, mai da solo. E difatti Gesù risponde al diavolo che si vive di quello che dice Dio, non di quello che dice lui. Non di solo pane vive l'uomo, di tutte le parole che vengono dalla bocca di Dio. Questa è la prima delle menzogne più usate dal maligno. Farti credere che puoi fare le cose da solo, senza Dio. Ma vediamo la seconda tentazione. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, agli angeli suoi darà ordine riguardo a te, perché ti sorreggano con le mani affinché non urti contro un sasso il piede tuo. Qui il diavolo diventa un vero artista, non solo perché dice la verità, ma perché usa la sacra scrittura. Cita il Salmo 90, che è parola di Dio, un genio. Come fa a mentire con la parola di Dio? E fidati che si può, lo facciamo un sacco di volte noi. Infatti il Salmo 90 dice che chi abita al riparo dell'Altissimo sarà custodito e protetto dal male. Chi abita al riparo dell'Altissimo, non chi si butta giù di proposito. Il Salmo 90 dice anche che gli angeli ti porteranno sulle mani perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Ma non ti porteranno sulle mani perché il tuo piede inciampa. Che grande menzogna! Farti credere che Dio non ti sta proteggendo affatto. Anzi, che è meglio se cadi, così viene. T'ha scritto pure: non tenterai il Signore Dio tuo. Infine, la terza tentazione, quando il diavolo mostra a Gesù tutti i regni del mondo. Queste cose tutte ti darò se tu in ginocchio mi adorerai. Qui il diavolo diventa proprio spudorato perché mente per ben due volte. La prima volta quando gli fa credere che lui possiede tutto e quindi può dargli tutto a Gesù. Ma quando mai? Quelle cose sono di Dio, non sue. Ma la cosa peggiore è che Dio a Gesù quelle cose gliele ha già date. È già tutto in mano sua. Vattene, Satana. E questa è la terza grandissima menzogna, farti credere che non hai niente, anzi che Dio non ti dà niente, quando invece hai già tutto.